Buon pomeriggio e buon lunedì, cari amici di Gossip Mania, ci siete mancati tantissimo in questi giorni, finalmente siamo tornate per gossipare insieme, per chiacchierare insieme, seppur a distanza, perché ci sono tantissimi temi da trattare. Ovviamente, come ogni lunedì, dobbiamo recuperare quelli del weekend, quelli che stanno accadendo anche adesso, in questi minuti, perché vi dobbiamo tenere aggiornati H24 in questo minuzioso lavoro. Mi aiuta tantissimo Elvira Vigliano, ben ritrovata. Ciao Alessia, ben ritrovata. È stato un lungo weekend pieno di notizie, sono successe di ogni, soprattutto poi per quanto riguarda certi ambienti, Eh sì, infatti, tantissime notizie, tantissime novità. Qualcosa ha visto finalmente il suo epilogo e ne parleremo tra qualche minuto. Fortunatamente l'estate si avvicina, quindi le prime produzioni iniziano a sì. terminare. E anche in questo caso possiamo dire ve l'avevamo detto, perché era tutto così scontato, era tutto così prevedibile. Quindi ormai non ci sono più sorprese. No, però devo dire che ci sono stati alcuni punti che mi hanno un po' stupita, perché mi aspettavo, sai, il classico finale, il classico epilogo, invece non c'è stato. E invece non c'è stato, per farvi capire, stiamo parlando della finalissima di Amici che si è tenuta appunto sabato sera e che ha visto trionfare per la prima volta una ballerina ed è Giulia, quindi noi ovviamente siamo felicissime per questo. Giulia in questa finalissima poi quasi veramente strappalacrime con il suo fidanzato San Giovanni, che si è un attimo anche risentito di Molto. non aver vinto, poiché era il favoritissimo praticamente da sempre, però avendo aperto il televoto proprio per l'ultima puntata, Giulia è stata sempre tra le favorite del pubblico e quindi ha avuto la meglio proprio sul fidanzato, che un po' ha fatto qualche faccia particolare quando si è scoperta la carta di Giulia, eh? Sì, anche perché io l'ho detto a mia mamma, guardavamo insieme la finale, e ho detto: credo che lui stia agendo in un determinato modo, sai, quelle dedicucce, quel dedicare anche le singole canzoni a lei per accalappiarsi un pochino il pubblico. E invece, come al solito, il pubblico è più intelligente e quindi riesce a cogliere anche la verità. Questo rapporto non credo sia destinato a durare, soprattutto dopo questa vittoria che insomma ha sbalordito un po' tutti. Eh sì, figurati poi quando andrà a rivedere tutti i video della finale e dirà: ah sì, in quel momento magari ero felice per la mia fidanzata, che un domani non lo sarà neanche più, una tragedia nella tragedia. Sì, anche perché insomma non ha mai vinto un ballerino, quindi è forse la prima volta, e questa edizione è stata anche un pochino particolare perché a cavallo insomma del Covid, di tanti problemi, la volontà di voler far riavvicinare il pubblico, ne sono successe di ogni. Insomma, questa edizione è stata più un beautiful che una gara di talenti. Però diciamo che dal punto di vista social ci sono state molte critiche per quanto riguarda gli altri finalisti, il poco spazio che gli è stato dato o anche il fatto che sia stato scontato arrivare a questa finale. E se è stato brutto poi nel momento della prima finale di canto, quando sono stati eliminati Daddy e Aka, li hanno fatti uscire fuori dallo studio, Sì. non si sono visti più. Pensa che in quel momento, pensando che la pubblicità durasse di più, io e la mia famiglia abbiamo un attimo girato canale. Siamo ritornati sulla finale di Amici dopo 5 minuti e non abbiamo più visto nessuno. Quindi abbiamo detto: ma cosa è successo in questo lasso di tempo? Abbiamo dovuto recuperare i 2 minuti dell'eliminazione su internet, perché vedevamo effettivamente solo San Giovanni affrontarsi Giulia e Alessandro e gli altri erano spariti dai radar. Però effettivamente c'è stata qualche polemica sulla gestione della finale, del tempo che è stato riservato alle sfide, che è stata molto Sì. sottotono rispetto persino alle altre puntate del serale registrate, lo ricordiamo, mentre sabato era in diretta, l'unica puntata in diretta, e giudici che praticamente, tranne qualche gag, non hanno fatto assolutamente niente, e che invece nelle puntate precedenti hanno avuto un ruolo molto importante, quindi una finale forse gestita un po' male.
Sì, è gestita un po' male, ma in generale tutto il programma, perché fare questa poi vittoria finale, farla proclamare dal pubblico quando in realtà il pubblico finora non si era mai espresso, insomma, ha un pochino stupito tutti, anche perché da quello che si legge poi sui social, i finalisti sarebbero stati tutt'altri. Quindi anche questo fa pensare, forse insomma è stato un po' guidato questo percorso, anche perché nel caso di San Giovanni nulla da dire, però non è che ci sia tutto questo talento, No, insomma. anche perché quando poi chiamato a cantare le cover, quindi No. qualcosa di distante da lui, veramente una tragedia greca. Nonostante ciò, San Giovanni praticamente ha vinto qualsiasi tipo di premio, il Sì. premio della critica all'unanimità. Cioè, effettivamente si sapeva che comunque sarebbe andato a giocarsi la finale. Almeno il premio della critica, come fanno a Sanremo, lo assegnano ad un altro dei Invece cantanti. Invece niente, proprio snobbati alla grande. Ed effettivamente poi, per quanto Giulia sia una ballerina completa, una bravissima ballerina, ma per me Alessandro è di un altro sì, livello. assolutamente. Si tratta comunque anche di una maturità a livello tecnico completamente diversa. Alessandro ha sbaragliato un po' tutti, però devo dire che nel caso dei ballerini sono stati divisi equamente i premi perché comunque avranno la possibilità di Come no? studiare. Invece H7, Daddy e chi era quell'altro, non me lo ricordo, comunque ce n'era un altro, sono stati insomma richiamati in studio e poi se ne sono andati così, carichi di meraviglia perché non hanno preso nemmeno un premio, quindi. Sì, esattamente, anche perché come qualcuno ha detto, effettivamente ad Amici molto spesso si premia il percorso Sì. e molti come lo stesso H7 e soprattutto San Giovanni, prima di entrare avevano già degli inediti, avevano già un percorso. Invece un percorso come quello di Daddy, che può essere tecnicamente anche meno dotato, ma relativamente, come abbiamo detto, rispetto a un San Giovanni, che però faceva il barbiere e si è ritrovato ad un serale di Amici con un album pubblicato, molto seguito dalle ragazzine, veramente con un panorama musicale poi molto vario rispetto agli altri due contendenti, con canzoni varie, che ha saputo anche costruirsi una sua identità, perché quando è entrato poi lo stesso Rudy Zerbi diceva è troppo una copia di Ultimo, Sì. quindi Sì, deve trovare la sua strada, e invece anche lui snobbatissimo alla grande. alla fine l'unica cosa che gli hanno dato è stato il premio Marlù di 7.000 euro, quindi più di questo non è che noi Da ci. Giulia ogni premio team Sì. che erano 20.000 euro, 10.000 euro in gettoni d'oro, non Sì, so. anche perché noi ci siamo fatti, io e mia madre ci siamo fatti un attimino i conti in tasca di Giulia e sono 150.000 euro più i 30.000 di Tim più i 7.000 di Marlù, insomma, Beh, non c'è male. parecchio, c'è parecchio. Beata lei, insomma, che dobbiamo Eh dire. sì, dopo la puntata poi sono arrivati i complimenti di Madame a Sì. San Giovanni, visto che c'è questa amicizia che lui stesso ha svelato da tempo, che poi ha richiamato proprio gli stessi outfit della stessa Madame anche a Sanremo, questa giacca con questi specchi particolarissimi, anche come look un po' Sì, anche ricorda, il potrebbe essere, capello. esatto, il capello riccio potrebbe essere un po' Madame al maschile. Lei, vabbè, si è complimentato ovviamente sia con Giulia che con San Giovanni, tutti d'accordo poi per la vittoria di Giulia, anche perché lì c'è una storia particolare, l'hanno detto anche i giornalisti, c'è questa storia di bullismo quando era piccola, una storia di rivalsa, quindi anche lì ha prevalso sicuramente anche un po' la sensibilità Sì. rispetto a un carattere come quello di Alessandro, magari un po' più introverso. Sì, anche se insomma da quest'anno io l'ho sempre detto, dal punto di vista canoro non è che ho visto Sì. talenti eccezionali, invece dal punto di vista del ballo ce n'erano tanti, tra cui anche Serena, insomma Alessandro, erano tutti ballerini validi. Tommaso anche era molto bravo. Tommaso, sì, anche perché nel suo caso lui era un pattinatore, quindi insomma si Sì, tratta è comunque vero. di storie strappalacrime in tutti i casi, che hanno colpito il pubblico perché sembravano essere sinceri, anche un pochino ingenui, quindi speriamo che insomma il panorama del futuro non li mangi definitivamente, perché insomma sono ancora molto piccoli. Eh sì, anche perché Alessandro ha vinto uno stage a New York, se Sì. non erro, comunque in America, quindi sicuramente avrà un grande futuro e poi secondo me Queen Mary lo prenderà nella Sì. sua scuderia di professionisti proprio per i prossimi serali, tanto è vero che poi già è
uscita la pubblicità alla fine della puntata, che sono aperti i casting per le prossime edizioni. Quindi la macchina di Amici non si ferma davvero mai, anche se sicuramente c'è qualcosa da cambiare per quanto riguarda il format. E molti hanno fatto ironia che effettivamente sembra un po' il Grande Fratello, un po' Temptation Island, un po' insieme. Uomini e Donne, sì, tutti i format messi insieme. Tant'è vero che poi sono continuati anche gli inciuci una volta terminata l'edizione, e si parlava persino di un amore tra Tancredi e H7, cosa poi smentita, ma anche perché conoscevamo bene, insomma, l'amore, il sentimento che provava H per Martina, quindi ma sarebbe stato tutto male, però. Esatto, anche lo stesso Daddy ha completamente dimenticato Rosa, mai menzionata, mai niente di niente. Ormai non c'è, però lei sta già su Temptation Island, quindi sì, lei è andata da sola. Sì. Da sola, sì, come tentatrice evidentemente. Sì. Dobbiamo vedere un po'. Un altro momento altissimo della serata di Amici, non solo l'arrivo di Pio Amedeo che hanno baciato appassionatamente Maria De Filippi, quando poi questi tuca tuca. Sì. Questo tuca tuca di Stefano De Martino con Lorella Cuccarini, niente da dire. Alziamo le mani. Perché alziamo le mani, Stefano, quando vuoi. Ecco, mi stavo anche cadendo la cartellina, che si è emozionata. E poi c'è stata questa insistenza, che è durata almeno per un'oretta, di Rudy Zerbi con Arisa, che alla fine, un po' spinta anche dal pubblico e dalle dinamiche televisive, perché poi ovviamente fino a un certo punto ha dovuto fare sto tuca tuca inguardabile, orribile, ovviamente, con Rudy Zerbi, che è finito malissimo, con Rudy Zerbi che l'ha rapita e l'ha portata fuori dallo studio in maniera bonaria, perché poi si prendono in giro, scherzano e così. Però è fidanzato di Arisa, non credo sia d'accordo. Ma ha detto no, io a casa c'ho un tuca tuca, quindi c'ho proprio il mastino napoletano. Invece poi mi ha svelato la mia prima stalker, colei che mi ha insegnato questo lavoro, cioè mia madre, ecco, come sempre capita, che in realtà Rudy Zerbi effettivamente si è separato dalla moglie, quindi forse tutte le sue frecciatine verso Arisa hanno un fondo di verità. Credo di sì, perché comunque lui l'ha sempre detto, che al di là della mia amicizia comunque c'è un'attrazione. Ora bisogna vedere come andrà a finire, però non li vedo bene. No, io no, non li vedo bene. Anche se fondamentalmente quando c'è questo scherzare, anche un po' fintamente infastidito, per così dire, vuol dire che qualcosa sotto ci sarà, sempre, anche da parte di Arisa. Sempre, anche perché credo che sia un rapporto diverso da quello che è abituata a vivere, perché magari è un po' annoiata anche dal fidanzato, per favore, un po' di leggerezza, figlio mio. Però insomma, speriamo che ci pensi un pochino su, perché forse questo passo del matrimonio è meglio che ci pensa prima di farlo. Eh sì, anche perché già nei mesi scorsi qualcosa non è andato proprio benissimo, quindi forse sono segni del destino, molto bisogna probabilmente. Bisogna coglierli sempre, infatti sono segnali molto importanti. Quindi archiviata la finalissima di Amici, vedremo se effettivamente questi cantanti poi avranno un futuro nel panorama musicale italiano, aiutati un po' anche dall'estate, quindi queste canzoncelle un po' leggere potrebbero avere comunque un ritorno, chissà, in futuro. Chissà, diciamo che per quanto riguarda i cantanti probabilmente avranno vita breve, tranne alcuni, magari portati proprio avanti dai social. Per quanto riguarda le ballerine, Martina e Rosa stanno facendo solo dirette e video su TikTok, quindi credo che non continueranno in questo Penso settore. Anch'io, forse più verso il mondo dello spettacolo, che potrebbe essere più congeniale. Noi andiamo velocissime verso il nostro secondo argomento e continuiamo a parlare d'amore, anche perché noi siamo proprio portatrici di sventure nelle nostre stesse vite, eppure c'è qualcuna che condivide le stesse sventure ed è anche un qualcuno di importante, quindi ci sentiamo anche un po' tutte nella stessa barca insieme ad Angelina Jolie. Questo la dice lunga. Esatto, questa la dice lunga, perché in un'intervista di qualche giorno fa ha parlato del suo splendido rapporto con i figli, anche delle sue sfighe in amore. Infatti ha detto: ho 46 anni, ma ormai dopo la separazione con Brad sono sola da tantissimo. Poraccia, forse perché effettivamente ho dei canoni sia di bellezza che di comportamento e di valori molto molto alti, tant'è vero che è un vero e proprio vademecum per la prima uscita con un uomo. Allora,
Oggi intanto litigo con i capelli, non ti preoccupare, è tutto normale. Se Angelina Jolie ha problemi, ecco. No? Noi comuni mortali, che cosa dovremmo mai fare? Cioè, nel suo caso, già il fatto di scrivere sul proprio curriculum personale che è stata con Brad Pitt, penso che già questo ti apra tutte le porte. Però sai che ansia da prestazione gli altri. Però che ansia da prestazione, effettivamente. Cioè, anche... dicono, ma è stata con Brad Pitt? Cioè, già Angelina Jolie è bellissima, sì. Bravissima, famosissima. Quando poi dicono, l'ex è Brad Pitt, cioè, come si fa? Come si fa? Cioè, non ce n'è uno più alto di Brad. Cioè, no. Brad, George, un po', cioè, sì, siamo tutta tutti questa lì. Lista. Quella è stata, diciamo, quella generazione che è uscita bene. Che non esiste più ormai, veramente. Non esiste più, e fatto sta che, insomma, da parte di Brad si pensa e si spera ad un riavvicinamento con Jennifer Aniston. Nel suo caso, invece, pare che gli standard effettivamente siano troppo alti. E un po', devo dire, che la capisco, perché... quando si hanno 6 figli, nel suo caso, se non sbaglio, sì, sì, una vita piena, una carriera avviatissima, penso che sia anche normale, insomma, fare un pochino di cernita, di selezione. Eh sì, anche perché ha detto una cosa molto bella riguardo i figli, ha detto che comunque sono cresciuti, molti stanno crescendo, e se prima era lei a preoccuparsi per loro, è da un certo periodo di tempo che sono loro a preoccuparsi di lei, che dicono mamma, ma tutto bene, stai bene, forse perché proprio hanno avvertito anche queste problematiche sentimentali della stessa mamma, che poi dopo un matrimonio così lungo e importante finito è sempre un problema. Sì, anche perché, insomma, mettendoci nei loro panni, si tratta comunque di figli che adesso si trovano a vivere una situazione particolare, e il fatto che patteggino per la madre sia, è, diciamo, un termine abbastanza importante. Eh sì, anche perché c'erano state un po' di discussioni in merito, quindi tutto torna. Tu, Elvira, hai un vademecum per la prima uscita, una lista di cose imprescindibili da ricercare in un uomo? Allora, guarda, ne parlavo ieri con mia madre e con mia zia. Vedi? Allora, c'è un punto di partenza. Allora, i ragazzi maturano abbastanza tardi. Oh mai! Oh mai! Quindi bisogna collocarli nella fascia tra i 20 e i 40. Oltre non si può andare perché c'è una regressione, lo dicevamo ieri, perché c'è questa nuova gioventù verso i 50. E prima dei 20 non, poi ci arrestano. Diciamo. Quindi questa, diciamo, è l'unico limite, anche perché ovviamente nella mia esperienza, non sbagliate a capire, però nella mia esperienza avere un ragazzo un po' più piccolo crea poi anche problemi, anche per insomma, relazionarsi su determinati problemi, dinamiche. Si hanno comunque delle prospettive di vita anche diverse rispetto a 20, 25, 25, 30 ovviamente. Poi noi donne siamo già più indipendenti, più mature, quindi è un po' più complicato. Può capitare il caso raro che sia comunque più giovane ma più maturo di un quarantenne, assolutamente, però sono casi un po' più rari, appunto. Sì, non vogliamo fare tutta l'erba un fascio, però diciamo che ci sono alcuni accorgimenti. L'importante è che sia una persona ambiziosa e determinata. Poi per il resto... Hai detto niente, cara mia. Lo so, però... scusami. Giusto, mai accontentarsi. È importante effettivamente avere un vademecum. Alla prima uscita cosa proprio non deve fare? Beh, non lo so. Tipo calzini bianchi. No, forse guardare l'orologio. Che questa potrebbe essere una... È vero. Questa potrebbe essere un segnale, però per il resto sono una persona molto tranquilla, molto io serena. Io e le mie amiche invece la scorsa estate facevamo un vademecum anche del vestiario, sì, al primo appunto, mentre stavamo correndo qui alla Saint-Gobain. Ti prego, illuminami. Allora, primi scalzino bianco, corto ovviamente, poi ancora peggio. Crocifisso dorato, in bella vista, con scollo pronunciato, sì. Canotta e bermuda, direi, tranne ovviamente se è un aperitivo al mare, quindi lì ci sta. Vabbè, lì c'è il costume. Lì quindi... c'è il costume, però diciamo queste cose... Ah, il mocassino. È il mocassino. Il mocassino, sono anti-mocassino, non me ne vogliate, ovviamente, soprattutto voi che vendete i mocassini.
però non mi piacciono i mobi no, e ci stanno delle regole. Non ci posso fare niente. A livello caratteriale qualche... Vabbè, lì dovremmo scrivere un libro. Facciamo prima a dire cosa potrebbe andare bene, non cosa... Forse. No, effettivamente il fatto dell'orologio piuttosto che guardare sempre il telefono, secondo me denota comunque una mancanza di interesse o comunque un certo tipo di noia. Già il fatto che abbia l'orologio è un qualcosa di indicativo, esatto, perché almeno vuol dire che è una persona che... almeno gestisce il tempo, quindi potrebbe essere positivo. È vero, però è vero, molto spesso, ma molti perché sono abituati, ma ci faccio caso anche semplicemente quando vado al bar, che magari a fianco a me c'è un tavolino con due persone, entrambi al telefono, sì, ed è una cosa, tristezza, secondo me, sì, molto molto brutta a prescindere, anche perché quando si sta bene l'ultima cosa che si fa è fare foto, guardare il telefono, stare sui social, quindi questo sicuramente. E poi no, per quanto riguarda la sfera comportamentale, sicuramente ci vuole una persona che ti faccia sentire a tuo agio a prescindere dal luogo. Troppo facile scegliere un luogo importante con una bella vista, un bel panorama, basta un paninozzo anche su una panchina e lì poi ti rendi realmente conto se c'è feeling e si può andare d'accordo con quella determinata persona. Poi sincerità e coerenza penso che siano le basi. Vabbè, lì no? Già ricerchiamo troppo, lì andiamo oltre, siamo giusto. Proprio a livello pro, lì già è proprio molto molto complicato da trovare una persona già sincera che si assuma le sue responsabilità. Non esistono eccetera. Più, mi spiace. Speriamo da qualche parte che esistano. Fatevi avanti. Lanciamo questo appello, mi raccomando, diteci la vostra ovviamente. Anche al contrario, il genere maschile sul genere femminile, perché poi noi non generalizziamo mai soltanto in un'unica direzione. No, questo non l'abbiamo mai fatto, anzi, soprattutto per come parleremo dopo, insomma, tra qualche istante affronteremo problemi anche più seri dal punto di vista maschile. Esattamente, proprio per questo, quindi qualche minuto di pubblicità e poi cambiamo assolutamente punto di vista. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui a Gossip Mania. Abbiamo detto, abbiamo anticipato che avremmo cambiato punto di vista. Sì. Quindi ora iniziamo a raccontare le storie al contrario. Ebbene sì, perché abbiamo scoperto la nuova fidanzata del pilota Andrea Coletti. Oggi proprio è la simpatia del lunedì, sì. Secondo me. E il famosissimo Andrea Coletti. Notissimo. Notissimo. Pilota originario di Monaco. Ma in realtà abita, non mi ricordo più dove, a Monte Carlo, a ovviamente. Sì, Robetta, ragazzi. Robetta così, classe 1989, che ha iniziato coi go-kart, poi è passato alla Formula 1, ha avuto vari incidenti che hanno un po' rallentato la sua famosità, diventando poi il più famoso dell'universo. Certo. Indovina con chi si è fidanzato, sicuramente non potrai indovinare perché non è famosa come lui. Non è famosa come lui? Boh. Non lo so. È una belloccia. È una belloccia. Che ha ricevuto le rose. Che pensavamo. Da quel famosissimo sì, Francesco Zeta. Avevamo detto che in realtà si sono solo scopiazzati a vicenda. Sì. Perché anche in quel caso, vedi, vademecum. Sì. Invece delle rose ci sono tanti fiori. Ma quindi sì, un po' di originalità non fa mai male. Insomma, diciamo che le rose diventano banali se regalate così. La rosa va regalata in situazioni particolari, ragazzi. Imparate. Esattamente. E quindi, ebbene sì, abbiamo scoperto che si è fidanzato con Elisabetta Gregorati. No, non ci credo. Ebbene sì. È un amore che va avanti già dai tempi del GF VIP, quindi effettivamente era tutto vero, era tutto vero. Lui molto più giovane di lei, anche di noi, sì. Cioè di te no, però di me sicuramente.
molto giovane, appunto noto nel panorama dei motori che già apparteneva a Flavio Briatore, quindi è Quindi è rimasto un rimasta po' nella cerchia. nella cerchia. Chissà se magari non gli sia stato presentato proprio in Questo. occasione o di amici in comune. Ebbene, sono emerse le prime foto, c'erano state già le prime indiscrezioni. In realtà già 6-7 mesi fa, ai tempi del Grande Fratello, già c'era qualcuno che conosceva questa storia d'amore, ma soltanto adesso hanno iniziato a pubblicare foto insieme, foto molto romantiche, cuoricini, tag, Instagram, Cavalli, bla bla bla. Non ancora, non ancora qualche cavalli, tramonto. qualche tramonto. Vabbè, fatto sta che insomma, su di lui devo dire la verità, non è che ho molto da dire perché poraccio, insomma, è un ragazzo che lavora. Fatto sta che insomma, restando nella scuderia, diciamo così, del Briatore, fa un po' pensare che ci sia qualcosa che non va. Nel caso dell'Agricoraci, le piacciono i toy boy. Pensato anche io la stessa cosa, però secondo me, e spezzo una lancia a favore anche di me stessa, Sì. perché ho pensato anche a questo oggi, secondo me è qualcosa che ti viene in automatico quando fondamentalmente sembri più giovane della tua età. Quindi secondo me lei, visto che poi sembra comunque giovanissima, nonostante sia già madre da tanto tempo e comunque abbia un'esperienza importante, anche perché si è sposata comunque Sì, era relativamente giovane, giovane. l'abbiamo detto qualche puntata fa, aveva appena 24 anni, e comunque un matrimonio che è durato più di 16 anni, poi la separazione e così via. E quindi secondo me lei ha proprio l'esigenza di affiancarsi a ragazzi più piccoli anche per diciamo un aspetto fisico, diciamo, similare per così dire, anche perché dopo Briatore poi c'è Sì, stata questa inversione di è tendenza, diciamo. passata da un livello ad un altro, però non a livello economico anche, perché insomma non credo che sia arrivabile da questo punto di No, vabbè, vista Briatore penso che Briatore. sia tra gli uomini più influenti anche Sì. come proprietà di aziende, di marchi e di tutto il resto, veramente esagerato, Però però. spezziamo una lancia a favore dei ragazzi giovani. Ecco, perché avevamo detto, L'abbiamo punto di vista. detto, diciamo che i ragazzi giovani hanno quel brio, quella freschezza che comunque, diciamo, ti aiuta anche a vedere il mondo da un altro punto di vista. Quindi può anche essere che in un momento del genere, per accantonare definitivamente Briatore, abbia bisogno di serenità. E comunque i ragazzi, vero che maturano tardi, tutto quello che vogliamo, abbiamo detto anche di brutto su di loro, poverini, però hanno anche questa caratteristica, cioè il modo di pensare ad una certa età è comunque molto più leggero rispetto a quello delle Ma donne. anche perché 31 anni ce li ha, diciamo, quindi non è proprio un ragazzino, sicuramente può avere anche un'idea di comporre una sua famiglia, Certo. di comunque essere impegnato, quindi assolutamente è già un uomo, diciamo. Sì, è un uomo e poi anche, insomma, al di là del fatto di crearsi una famiglia o meno, il fatto di affiancarsi comunque all'Agricoraci è un'arma a doppio taglio, perché Sì. comunque si viene criticati a prescindere. Fatto sta che, insomma, il fatto che lui abbia aspettato così tanto tempo per uscire allo scoperto e che poi sia passato anche per, non lo diciamo, cornuto, cornuto durante il Grande Fratello, insomma, già porta un carico sulle spalle questo Sì, ragazzo. anche se diciamo che in realtà è vero, assolutamente ci sono stati anche tanti comportamenti equivocabili, però secondo me, ritorniamo al fatto di prima, dettati anche un po' dalle dinamiche televisive. Io credo che molto spesso sia stesso il Grande Fratello che detti delle linee guida ai protagonisti per essere più chiacchierati. Loro lo sanno perché poi in molti casi, ovviamente, Certo. non come i vari Zelletta, Pretella, che sono comunque molto molto neofiti del mondo Sì. dello spettacolo, però un'Elisabetta Gregoraci che è sempre stata sotto i riflettori lo sa benissimo per portare avanti il suo personaggio in un reality cosa bisogna fare. Quindi può darsi sia stato anche un accordo tacito con lo stesso compagno, lo scherzare, il giocare, bla 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 bla. Però sai, queste cose tolgono anche un pochino di purezza al rapporto, quindi da una parte a me dispiace, se dovesse essere così, dispiace un pochino perché significa che insomma già che si creano degli accordi quando ci si conosce, insomma già fa capire come andrà a finire questo rapporto. La sincerità non c'è più, non c'è più. Sincerità.
Infatti, che sarà, posso fare un super spoilerone, sarà nella classifica di sabato prossimo di Parade 91, perché parleremo proprio dell'anno in cui c'è stato il Festival di Sanremo con sincerità. Quindi Quindi seguite se mi volete sapere. raccomando, sabato 21 e 30. Ritornando sui nostri fatti, non potevamo che terminare, visto che parlavamo del punto di vista maschile, abbiamo detto di uomini che mettono la testa a posto, Ah, di sì. donne che comunque vogliono ritrovare la propria serenità, e c'è un protagonista del mondo dello spettacolo, posso dire, dei social, non lo so, un Del influencer, mondo. esatto, del mondo, appartenente al mondo, che ha deciso, parole sue, non stiamo Sì. dicendo nulla di azzardato, di abbandonare la sindrome di Peter Pan, perché anche qui ci Oh. potremmo fare, anzi ci potresti fare, una puntata di Focus Sì. Sanità. Assolutamente. Psichiatria, Esattamente, proprio però. psichiatria. Ebbene sì, Andrea Damante vuole mettere su famiglia. Oh, che bella notizia! Che Intervistato gioia! dal Vate del giornalismo, Vate, mi raccomando, non mi mettete in bocca parole che non ho detto, Vate, del Vate. giornalismo mondiale, cioè Tommaso Zorzi, Eh sì, allora. nel suo programma Punto Zeta, che non Sì. è Zeta Francesco Zeta, ma è Zorzi, mi raccomando, non confondete tutte queste info che sono tante oggi. E effettivamente gli ha detto: "Guarda, Francesco, io mi sono innamorato, non ho mai amato Tommaso, detto Anche Francesco, perché Francesco era quello di prima. monotono. Guarda, Tommaso, non ho mai amato così tanto nella mia vita. Elisa è la donna della mia vita, vogliamo mettere su famiglia, ci vogliamo sposare anche senza affrettare i tempi per organizzare un super matrimonio e soprattutto vogliamo tanti, tanti figli." Come si Giulia faceva un Delellis, tempo. dimenticate, No, via. ma anche perché ho letto che lui, insomma, ha detto di non aver mai provato un sentimento così forte come quello nei confronti di Elisa. Ragazzi, che esagerazione, insomma, ogni amore è diverso, non fate paragoni perché poi venite criticati e poi c'è la risposta della Ma anche Delellis. perché c'è stato 3 anni con Giulia Delellis, quindi evidentemente non era anche lì tutta una questione anche di sponsor, Sì, di diciamo cose che televisive, però sicuramente saranno stati mossi da un sentimento, perché non è che spero. sono masochisti, diciamo. No, fatto sta che lui non è che si è comportato benissimo, lo dobbiamo dire, però le cose si fanno sempre in due, quindi nel caso insomma della Delellis è stato perdonato, diciamo così, è stato perdonato, quindi sono andati avanti, probabilmente c'era un sentimento che non è paragonabile a quello a quanto Certo, pare che ha con questa anche un ragazza. sentimento evidentemente più maturo, lui è Sì. cresciuto, cioè magari ha capito anche i suoi errori, ciò che non Sì. deve fare, ci può stare. Beh, diciamo che quando si fanno, non per giustificare, però quando si fanno questi errori c'è sempre un motivo di base. E soprattutto quando una coppia nasce in televisione, molto spesso pensa di dover dar conto Sì. di quello che fa. Poi o si è seriali, quindi poi si va Sì. avanti così, o comunque è un errore che non si commette più. Quindi speriamo per loro che Speriamo sia per così. loro, anche perché magari questa Elisa è una ragazza che lo rende felice, diciamo così, sotto tutti i punti di vista. Però stanno comunque insieme in epoca pandemica, ragazzi, è facilissimo stare Sì, da insieme in epoca poco, pandemica. vero? Ma anche molto poco, quindi assolutamente tutto Piano da con le vedere. parole, su. È tutto da vedere, ci sarebbe un indizio che fa capire proprio che effettivamente potrebbero pensare al matrimonio. Anello. No, No. questo è proprio un'indizione, cioè niente a che vedere con Gian di Letto, perché gli anelli portano male, abbiamo capito tutti gli anelli di Jennifer Sì, Lopez, sì. che fine hanno fatto? Nel cassetto, via. Ma c'è questo indizio che subito ha scovato il popolo dei social, perché sempre nella stessa intervista, non a Francesco ma a Tommaso Zorzi, lo stesso Damante ha dichiarato che in realtà lui, avendo origini siciliane, il suo sogno è sposarsi in Sicilia. E quindi una bella cerimonia particolare, anche molto tipica, molto tradizionale. E proprio qualche settimana fa i due amanti, Andrea e Elisa, insieme alla madre di Andrea, sono andati in una tenuta ad Agrigento, bellissima, in Sicilia,
una tenuta molto famosa perché organizza ricevimenti e matrimoni, e molti hanno pensato che potesse essere una prova proprio pre-matrimonio oppure proprio per andare a vedere un po' la situazione e sceglierla come location per le nozze. O forse, siccome che DJ lui, doveva partecipare a qualche matrimonio. O semplicemente volevano mangiare. Quindi, non lo so, però potrebbe essere insomma un indizio. Abbiamo visto che quando succedono queste cose non ci dobbiamo mettere molte speranze tra virgolette sopra, perché insomma non si sa la verità. Fatto sta che forse stando così bene insieme, la certezza è che si conoscono, insomma i genitori si conoscono, quindi questo è già un indizio importante. Che poi si decida di convolare a nozze, vuol dire che insomma la storia va a gonfie vele. Vedremo, piccolo e ultimo flash, poiché è parlato anche prima di location, cose particolari, altro albergo per Gianni e Diletta, perché si è proprio capito alla grande, poiché ieri Diletta ha postato, ieri notte praticamente, una storia su Instagram di un albergo con un tetto particolare, un cielo stellato, e poi ha ripreso una televisione enorme con un film, King Kong precisamente, perché si vedeva, con i sottotitoli in inglese. Quindi era palese ci fosse qualcuno di madrelingua straniera che stesse guardando il film con lei. Diciamo che devo crearmi una lista di tutti gli hotel dove sono andata, ho perso il conto, non me lo ricordo. Però insomma, questa magari potrebbero anche uscire ad andare a cena qualche volta, non so, dallo zoo. Si porta allo zoo ultimamente, quindi perché no, tutti allo zoo, potrebbe essere sul lungomare, insomma qualsiasi cosa. Niente, non banale. Nada di nada, l'hotel. Niente ancora. Vedremo anche questa situazione, faremo una lista di tutti gli hotel più belli suggeriti dalla coppia di Letta e Gian. Noi intanto, siccome come sempre abbiamo sforato, soprattutto nella nostra prima parte ci siamo lasciate trasportare, siamo in chiusura, ma vi diamo appuntamento a domani. Prima di tutto, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci seguite sempre. Appuntamento a domani con Gossip Mania. Buon pomeriggio.